ha fatto tappa anche a Policoro, la carovana Exodus in viaggio per l'Italia in occasione del trentennale della nascita della fondazione fortemente voluta da Don Antonio Mazzi per rispondere ai disagi dei più giovani. La tappa metapontina ha previsto una serie di eventi a Tursi, dove sorge una delle comunità Exodus, e poi una sosta nella villa comunale di Policoro, il cui recupero è stato recentemente affidato proprio ai ragazzi di Don Mazzi. Nella città ionica si è dibattuto sul tema "Apriamo strade impossibili, 30 anni al servizio delle gravi marginalità sociali", durante il quale il fondatore di Exodus ha sollevato questioni delicate legate alla crescita e all'educazione dei più giovani, come la necessità di rifondare e riorganizzare le scuole italiane, in particolare quella media, secondo Don Mazzi inadatte ad accogliere gli adolescenti di oggi e a fornire loro le risposte giuste in un'età di profondi cambiamenti fisici e psicologici. E poi consigli ai genitori, spesso troppo teneri con i loro figli. I papà, ha detto Don Mazzi, devono imparare a fare i padri, mentre le mamme devono essere meno mamme e più madri. Allora, ce l'ho con il papà, ma questa è vecchia che io ce l'ho con il papà. I papà fanno tutto tranne che fare il papà, perché fare il papà non l'abbiamo mai fatto. O è padre o è padre. Un padre padrone non è padre. Quindi noi abbiamo ucciso i padroni, ma uccidendo i padroni abbiamo ucciso i padri. Il problema è che bisogna che cambiamo le mamme, care. Mamme bisogna che le cambiamo. I cicciobelli sono finiti. Se c'è un ponte, cosa strana, il ponte comincia venerdì, ma la mamma lo porta via al giovedì, perché i ponti si anticipano e possibilmente si posticipano, non si capisce perché. Ma che figli sono questi? E come fanno a diventare grandi figli così? Io non vi dico che i vostri figli dovete fare come facevano le nostre mamme, che quando prendevamo quattro botte dall'insegnante, poi loro ce ne davano altri quattro. Ma bisogna ricordare che se non si soffre non si vive, e che anche i nostri figli devono affrontare tutte le tappe della vita, che è un lavoro difficile, il padrone antipatico, certe volte l'umiliazione della scuola, altre volte la solitudine, l'amorosa che lo pianta, tutte queste cose non deve essere la mamma a risolverle. Care mamme, i vostri figli non possono essere eternamente bambini. Una volta lo potevano anche essere, adesso no. Allora dovete essere meno mamme e più madri. Non spaventatevi se vostro figlio e vostra figlia vi chiedere di andare a studiare in Cina. Va a studiare in Cina. La riflessione ha poi toccato diversi aspetti, dalle devianze che interessano i ragazzi fino al sovraffollamento delle carceri, sviluppandosi a 360 gradi attorno al mondo di oggi e interessando il pubblico della villa comunale policorese. La tappa metapontina della carovana di Exodus si conclude martedì mattina con la partenza della fiaccola, simbolo di questo viaggio, verso la Calabria, dove toccherà altre comunità come Trebisacce, Cariati, Isola di Caporizzuto, Catanzaro, Locri, Africo e infine Reggio Calabria, il prossimo 30 luglio.